Sabato la protesta davanti ai cancelli della Leuci per chiedere l'immediata rimozione dell'amianto. La bonifica, e questa è la notizia di oggi, potrebbe davvero partire a breve perché l'azienda, la proprietà della Leuci, ha consegnato, appaltato i lavori alla ditta Coimper ZSRL. Siamo in collegamento telefonico con il geometra Giorgio Zoccoli. Quando inizieranno questi lavori? Stiamo preparando tutta la documentazione che necessita per poter procedere, però inizieranno nel più breve tempo possibile, anche da settimana prossima, se gli enti preposti saranno anche un po' clementi e un po' morbidi per darci autorizzazioni nel breve tempo possibile per poter cominciare a bonificare. Ma voi quando siete stati contattati dalla proprietà, insomma, quando vi è stato dato l'incarico? Allora, noi siamo stati contattati dalla proprietà ormai un paio di mesi fa, siamo in ballo ormai da diverso tempo, il contratto effettivo è stato firmato settimana scorsa. Quanto tempo ci vorrà per bonificare l'area? Parliamo di 5.000 metri quadri di Eternit. Io credo che saremo intorno all'incirca 30 giorni lavorativi, solo che bisogna anche fare una pulizia di altre tipologie di materiali che sono all'interno per poter mettere in sicurezza anche gli uomini che gireranno per la fabbrica. Vi occuperete anche di quello voi? Avete Sì, certo. Sì, certo. bisogno di delibere in questo senso da parte di ATS e amministrazione comunale? Sicuramente sì, perché bisogna fare una pratica comunale che stiamo procedendo in questa settimana per definire il tutto. Poi ci vorrà, per quanto riguarda la bonifica, ci vorrà anche, stiamo facendo il piano di lavoro e quindi stiamo procedendo con tutto. Una bonifica che ammonta più o meno a quante migliaia di euro? Sono cifre abbastanza importanti che ancora non abbiamo definito totalmente in quanto ci sono, come ripetevo, alcuni lavori da definire e quindi ancora non è stato impostato proprio alla cifra definitiva.